È successo il 14 agosto del 2023, a cavallo tra il 14 e il 15 agosto, Ferragosto. Un signore in preda a una crisi si è arrampicato sul suo tetto, sul tetto di casa sua, e minacciava di buttarsi e di far del male a chiunque avesse provato ad avvicinarsi, a dissuaderlo. Quindi lei l'ha convinto a parole a lasciar perdere? Ho ascoltato quali erano le ragioni, perché se una persona arriva a fare un gesto del genere, a salire su un tetto alto, comunque erano tre piani, e a rifiutare qualunque tipo di aiuto, ci deve essere stato un motivo. Ho ascoltato le sue ragioni, ho ascoltato sia le parole che i silenzi, che sono le cose che forse dicono di più. E alla fine, pian piano, col passare del tempo, lui è tornato alla ragione. Ha capito che forse era, cioè, la vita è più importante di qualunque altra motivazione, qualunque dissidio, qualunque problema possa capitare. Le è più capitato di sentirla, questa persona? No, in genere non capita, e forse è meglio così. Perché lui ha fatto la sua scelta e ha continuato. Non l'ho più sentito, forse è una buona notizia. Non c'è stato più bisogno di nessun intervento. Questo sì. Grazie. Grazie.